Nuova area verde nel comune di Fano, piantate oltre 1000 piantine nel campo adiacente al cimitero di Rosciano e Bellocchi. 2.400 donatori e oltre 4.100 donazioni di sangue plasma nel 2022. Numeri lusinghieri per l'Avis Fano e il centro trasfusionale. Il punto con il presidente Giuseppe Franchini. Il Cammino di Santiago e la Via degli Dei portano a turno la Joëlette di uno di loro. I Belfortissimi in Cammino sono stati nominati al Fieri della Repubblica, la cerimonia al Quirinale con il presidente Mattarella. Oltre 90 produttori, 350 vini in degustazione e importanti novità. Domenica e lunedì torna l'ottava edizione del Biagioli Wine Festival. È uscito il nuovo singolo del cantautore fanese Andres. Si intitola Settembre ed è online sulle principali piattaforme. Io resto qua ad aspettare la vita che viene. E scusa se non ho belle parole, ma il mondo era da vivere insieme. . 10 marzo, benvenuti a Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. 1000 piantine sono state interrate questa mattina nell'area adiacente al cimitero di Rosciano e Bellocchi a Fano. L'iniziativa, che rientra nel progetto Forestiamo Insieme l'Italia, ha lo scopo di creare un nuovo bosco fruibile a tutti. Vediamo. Un nuovo spazio verde sta nascendo a Fano. Questa volta si tratta dell'area dietro al cimitero di Rosciano e Bellocchi, dove questa mattina i bambini delle classi Montessori, insieme ai responsabili dell'iniziativa, hanno piantato diverse piantine su tutto il perimetro interessato. Il progetto dal titolo Forestiamo Insieme l'Italia fa parte della campagna Foresta Italia, patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e che prevede entro il 2023 la piantagione di oltre 20.000 alberi su tutto il territorio nazionale, 1.000 per ogni regione. La mattinata ha visto la partecipazione di Conad Commercianti Indipendenti Associati, promotore dell'iniziativa Rete Clima, col diretti Pesaro Urbino e il Comune. Qui a Fano saranno più di 1500 tra alberi e arbusti, tutti di piante italiane con passaporto delle piante di provenienza certificata, alberi e arbusti che andranno a comporre un nuovo bosco per donare biodiversità e servizi ecosistemici al Comune di Fano. La manutenzione verrà curata per 3 anni da Rete Clima e prevederà irrigazione di soccorso, taglio dell'erba e sostituzione delle fallanze. Siamo orgogliosi noi di Conad di partecipare a questa iniziativa. Per noi, ripeto, è motivo d'orgoglio, e siamo qui per ringraziare anche i nostri clienti che ci hanno dato la possibilità, diciamo, di fare questa iniziativa. Tutto questo per guardare al futuro, perché noi di Conad ci interessa molto. Siamo ben lieti, come col diretti, di partecipare a questa iniziativa fanese di Forestiamo Insieme l'Italia. L'aspetto è duplice: da un punto di vista ambientale e climatico, ricreare queste aree forestali a ridosso delle città è sicuramente positivo. Da un punto di vista imprenditoriale ci vede direttamente interessati nella gestione virtuosa delle foreste e quindi dell'utilizzo del legno, soprattutto in un distretto produttivo come anche quello del mobile della nostra provincia, ma anche per una filiera per quanto riguarda il settore florovivaistico, per il quale, insomma, il nostro territorio è sicuramente molto vocato. Una proposta che abbiamo accolto con gratitudine e una visione lungimirante. Diventerà veramente un'isola di benessere, un'isola d'aria fresca e pulita, perché ricordiamo che lo spazio che è stato messo a disposizione è quello adiacente ad una zona artigianale, laddove l'impatto dell'aria verrà sicuramente riqualificato. Piante che si aggiungono a tante, un apparato radicale della città importante, ricordiamo che sono corridoi verdi su cui stiamo investendo sempre più, proprio perché favoriscono quello che è il contrasto col cambiamento climatico. Stiamo andando verso l'agenda non 2030 ma 2050.
E un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi alle ore 15 a Fenile. Un ragazzo di 17 anni a bordo del suo motociclo è caduto a terra a causa di un cane che improvvisamente gli ha tagliato la strada in via del Mulino. Il ragazzo, con lievi lesioni, è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso di Fano, mentre il cane è stato portato in una clinica veterinaria. Il ministro dell'Agricoltura ha firmato un decreto che riconosce il carattere di eccezionalità dell'alluvione dello scorso settembre. Ora sarà quindi possibile attivare le provvidenze previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale per i danni arrecati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'agricoltura. Ce ne parla di più l'onorevole Antonio Baldelli. Importanti notizie dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per i nostri imprenditori agricoli marchigiani colpiti dalla grave alluvione occorsa nella notte tra il 15 e il 16 settembre scorso. Il ministro Francesco Lollobrigida ha infatti firmato un decreto con il quale riconosce il carattere della eccezionalità agli eventi di quella notte e così apre la strada per l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale per il ripristino delle infrastrutture e delle strutture poste al servizio dell'attività agricola. Ben 56 i comuni che potranno usufruire di questo provvedimento, comuni posti nelle province di Pesaurbino, Ancona e Macerata. Ancora una volta i parlamentari marchigiani si sono rivelati fondamentali, cinghia di trasmissione tra il governo regionale del presidente Francesco Acquaroli e il governo nazionale presieduto da Giorgia Meloni. Il centro di diabetologia dell'ospedale Angelo Celli tornerà operativo ad aprile. A darne conferma il direttore del distretto di Urbino, Romeo Magnoni, che nel corso dei mesi ha monitorato la situazione per ridare al territorio un servizio strategico e primario. È sempre stata nostra intenzione riattivare il servizio, chiuso necessariamente durante il periodo emergenziale, con lo scopo di restituire alle persone affette da questa patologia una risposta concreta, agevolando il loro percorso di trattamento e riducendo gli evidenti disagi subiti. Ora siamo pronti a riattivare il collegamento con l'ospedale di Urbino, dando la possibilità di effettuare le visite, i controlli, le analisi, l'educazione terapeutica e l'addestramento direttamente a Cagli senza doversi più recare al Santa Maria della Misericordia. Si tratta di una zona che ha un bacino di utenza di circa 20.000 persone e dove i pazienti con questa problematica sono circa 200, sottolinea invece l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Dobbiamo restituire servizi alle aree interne, soprattutto per gli anziani che fanno più fatica a spostarsi. Per questo ho chiesto alla AST di Pesaro e Urbino di accelerare sulla riapertura. E ora diamo spazio, come sempre, ogni sera alle vostre segnalazioni ed apriamo con questa fotografia di un nostro reporter di strada che ci segnala lo stato dei parcheggi all'interno dell'ex caserma Paolini a Fano. Come mai che chi di dovere, l'unico intervento che ha fatto in questa zona del centro storico è stato quello di mettere tutta Viale Gramsci a pagamento e una parte dei parcheggi col disco orario all'interno dell'ex caserma? Mentre nessuno ha pensato alla situazione della strada dove sono presenti diversi avvallamenti e buche, scrive il telespettatore. La prossima segnalazione invece ci viene inviata da Viale Cristoforo Colombo nei pressi della parte finale della Sassonia, dove questo reporter ci fa notare questi spazi destinati agli alberi ma senza le piante al loro interno. È molto pericoloso, scrive nel messaggio, ieri un anziano è caduto ma per fortuna non è successo nulla di grave. Perché non vengono inserite delle nuove alberature? Tra l'altro, continua, c'era pure una panchina che è stata divelta e non è stata più ripristinata. E adesso parliamo della grande solidarietà delle centinaia di donatori di Avis Fano che nel 2022 hanno fatto registrare complessivamente più di 4.100 donazioni di sangue e plasma. Simona Zonghetti ha fatto il punto del bilancio e sui progetti dell'associazione insieme al presidente Giuseppe Franchini.
Prosegue incessante il lavoro di Avisfano e del centro trasfusionale. Quante sono state le donazioni nel corso del 2022? Nel corso del 2022 le donazioni hanno risposto alle esigenze sia di sangue sia di plasma del nostro centro trasfusionale e sono state 4.144. Nel corso dell'assemblea annuale degli associati che si è svolta la scorsa settimana lei ha illustrato dati veramente interessanti. Che cosa è emerso? Sì, noi abbiamo illustrato tutti i dati che riguardano un po' la popolazione donazionale fanese, quanti giovani, quanti adulti, quali sono le fasce di età dove c'è il maggior numero di donatori, quante donatrici, cioè sono stati dei dati che rivelano veramente il cuore generoso della città di Fano e che ci indicano come il donatore sia veramente una persona di grande sensibilità, un operatore di salute, cioè se pensiamo alle campagne promozionali che si legano, non so, la donazione in rosa oppure la donazione in blu, cioè, ricordiamo il mese rosa con la camminata della salute eccetera, se pensiamo a queste campagne possiamo sottolineare appunto che il donatore veramente, come dicevo, è operatore di salute propria e altrui e quindi io penso che se veramente uno sta bene dovrebbe pensare di dedicare un po' del proprio tempo e un po' di se stesso all'altro. Quanti sono in totale i donatori? I donatori fanesi sono 2.410 distribuiti tra donne e uomini. Le donne sono 811 e i donatori 1.599. Con il centro trasfusionale siamo in continuo contatto e stiamo ottimizzando, abbiamo ottimizzato il lavoro. Tra l'altro il centro trasfusionale in questo momento, dopo aver superato la fase critica della carenza di personale, ha nuovi ingressi che quindi potranno sicuramente migliorare ulteriormente il servizio e consentirci poi di allargare la fascia. Quali sono invece i progetti che Avis porterà avanti nel 2023? Alcuni progetti di continuità rispetto agli anni precedenti e altri innovativi. Direi fondamentalmente riusciremo a portare avanti il grande progetto di una rotatoria per Avis, nata da idee progettuali degli studenti degli istituti superiori. È stato assegnato, è stato individuato il progetto, è stata individuata la rotatoria, siamo nella fase diciamo così di elaborazione del progetto secondo le norme della circolazione. Poi c'è il dialogo continuo e costante con le scuole, il dialogo con le attività sportive, con le parrocchie eccetera. In questo momento tra l'altro abbiamo lanciato l'idea di un colloquio con le aziende del territorio, stiamo chiedendo di fare dei momenti piccoli, brevi di informazione perché magari qualche soggetto potrebbe essere disposto a provare a fare l'esame di idoneità alla donazione e nel contempo invitare i dipendenti, le maestranze delle aziende che siano già donatrici e donatori attivi a fare una donazione nel mese di marzo. Domenica 12 e lunedì 13 marzo torna il Biagioli Wine Festival con oltre 90 produttori e più di 350 vini in degustazione. Sentiamo tutti i particolari nelle prossime interviste. Alessandro, fervono i preparativi per l'ottava edizione del Biagioli Wine Festival. Esatto, esatto, siamo pronti. Mancavamo da ormai 5 anni perché l'ultima edizione l'abbiamo fatta nel 2018. O meglio, siamo partiti nel 2006 da Porto Novo, quindi ormai tanti anni fa, 17 anni fa, e poi dopo piano piano insomma ci siamo ogni 2 anni cimentati in questo esercizio, perché comunque il Biagioli Wine Festival ormai è diventato un appuntamento che vedo molto apprezzato sia dai appassionati, da operatori del settore, ma anche dai produttori che ogni anno ci fanno la stessa domanda: quando ci sarà il Biagioli Wine Festival? Quindi per noi è una soddisfazione. E chiaramente siamo arrivati fino al 2018, l'edizione del 2020 per ovvi motivi è saltata e poi eccoci qua, insomma, quindi siamo pronti per la domenica 12 e lunedì 13 al Perbacco di Mondolfo per l'ottava edizione appunto del Biagioli Wine Festival. Come verranno suddivise queste 2 giornate? Bene, sono 2 giornate ben distinte, in verità la domenica è solamente il pomeriggio, quindi dalle 15 alle 19, riservato ad un pubblico privato, quindi un pubblico di appassionati, ed è un ingresso diciamo a pagamento.
mentre il lunedì è proprio dedicato agli operatori del settore, quindi ristoratori e quant'altro, e esclusivamente su invito, quindi non è ammesso l'accesso, diciamo, da parte di un pubblico privato, ma solamente per gli operatori del settore, quindi dedicato alla ristorazione in particolare. E per domenica è prevista anche una masterclass? Sì, per domenica abbiamo pensato, proprio per gli appassionati, di diciamo, fare questa masterclass, quindi dedicarci a una degustazione mirata di 4 vini molto importanti di Bordeaux, quindi 4 rossi francesi, dove quindi sarà illustrate un po' le varie zone di questa magnifica regione, e ci sarà l'opportunità, anche qui posti molto limitati perché al massimo 20 partecipanti, con una degustazione guidata. Bene, vi aspettiamo quindi a Biagioli Wine Festival domenica e lunedì. Hanno percorso il Cammino di Santiago e la Via degli Dei, portando a turno la Joëlette di uno di loro. Un gruppo di giovani di Belforte all'Esauro ha ritirato direttamente dalle mani del presidente Sergio Mattarella il titolo di Alfieri della Repubblica. Venerdì 24 febbraio i belfortissimi sono stati accolti al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella per un'occasione davvero speciale. I ragazzi di Belforte all'Esauro hanno ricevuto il premio di Alfieri della Repubblica per aver percorso i 902 km del Cammino di Santiago e la difficilissima Via degli Dei da Fiesole a Firenze per 112 km. Non si tratta di un semplice viaggio, perché i belfortissimi hanno macinato tantissimi chilometri insieme ad una carrozzella da fuoristrada, concepita per permettere a chi ha una mobilità ridotta di percorrere tratti off-road grazie all'aiuto di almeno 3 accompagnatori. Siamo partiti nel 2021, a giugno, fine giugno, e da Saint-Jean-de-Port, che si trova in Francia al confine con la Spagna, fino ad arrivare a Finisterre, che si trova al confine praticamente con l'Oceano Atlantico. È stato un viaggio molto difficoltoso, sia a livello fisico che psicologico, per la sua durata, all'incirca di 50 giorni, e sia per le difficoltà che abbiamo incontrato durante il cammino. Ad esempio, salite molto dure, il tempo che era molto caldo, eravamo anche stanchi, e perché tutti i giorni svegliarsi non è facile. Però grazie alla nostra unione, alla nostra tenacia, siamo riusciti in questa impresa. Mentre il secondo cammino che abbiamo svolto è stato il Cammino degli Dei. Siamo partiti dal centro di Bologna fino ad arrivare a Firenze. Tutto questo in 6 giorni. È stato un cammino anche questo molto tosto, perché i sentieri erano molto impervi. Salite e sentieri molto difficoltosi anche solamente a piedi, quindi immaginate con la Joëlette. Però nonostante questo non ci siamo mai arresi e abbiamo finito anche questo. Le storie degli Alfieri della Repubblica rappresentano la vita quotidiana dei giovani attraverso gesti di amicizia e inclusione, affinché le diversità non diventino mai barriere. I ragazzi dal cuore d'oro, protagonisti di questa grande storia, erano emozionatissimi ed orgogliosi di ricevere il prestigioso riconoscimento direttamente dal presidente Sergio Mattarella. Sì, la premiazione da parte del presidente della Repubblica è stata sicuramente una cosa inaspettata. È stato anche molto emozionante perché, come detto, non ce l'aspettavamo minimamente. Siamo quindi contenti e soddisfatti anche di questo. Bene, ora parliamo di musica con Settembre, il nuovo singolo di Andres, già uscito su tutte le piattaforme digitali. C'eravamo solamente io e te, e ora resto solo io. Dopo Sempre sarai e La casa nel celeste è uscito il tuo nuovo singolo intitolato Settembre. Che cosa racconti con questo brano? Con questo brano ho voluto raccontare, mi sono fatto più una domanda, il momento esatto in cui due strade si dividono. Allora, con la prima frase che scrissi infatti era proprio: io resto qua ma il mondo era da vivere insieme. Mi chiedevo come mai due strade, se sono destinate o si parla di un destino insieme, poi si separano. Quindi parlo proprio di questa nostalgia, questa, diciamo,
mancanza di qualcosa. Io resto qua ad aspettare la vita che viene. E scusa se non ho belle parole, ma il mondo era da vivere insieme, avrei... Com'è nata la canzone? La canzone la scrissi i primi di settembre, era una tarda notte, era. È nata tutta da una semplice frase che appunto è: io resto qua, il mondo era da vivere insieme. E mi ricordo che inizialmente doveva essere solo pianoforte, voce e qualche chitarra. Poi l'ho lasciata lì da parte perché non la sentivo pronta. Dopodiché, con i mesi, diciamo, no? Passando quei mesi, ho voluto mettere questa orchestra che ha fatto un lavoro magnifico, secondo me, e da lì è venuta la frase finale: a settembre ricomincio con nuova musica per te. Chissà se resti ancora sulle tue, o se adesso sei ancora tra le braccia sue. A settembre ricomincio con nuova musica per te. Sono sempre molto particolari anche i tuoi video. Questo dove è stato girato? Questo video l'abbiamo girato tra Frontone, Acqualagna e Pergola. E ormai quella cascata penso sia diventata una un simbolo, l'acqua è il simbolo dei miei video. L'abbiamo girato in una settimana, mi ricordo, e abbiamo diviso bene tutti i giorni perché erano più cose da fare, volevamo prendere più momenti, quindi la mattina, più il pomeriggio. E l'ultima scena è stata tra l'altro quella della cascata, il giorno prima aveva nevicato, quindi l'acqua era gelida, però vedendola io ho detto voglio andarci dentro senza meno. Il problema è che quando una volta arrivato lì sono inciampato, quindi mi sono completamente bagnato e ho detto dai, ormai siamo qui, la facciamo. E i ragazzi tra l'altro li saluto, i videomaker che stanno tutti male a casa con la febbre. Perché... Dove è possibile vederlo e ascoltare la canzone? La canzone si trova in tutte le piattaforme digitali e il video è uscito il 24 febbraio su YouTube. Stai lavorando anche ad altri progetti? Sto lavorando a un disco che voglio lasciare un po' di sospetto, non si sa quando uscirà, però sarà una cosa più, cioè parecchio emozionante, ecco, ci tengo molto. Io resto qua ad aspettare la vita che viene. E scusa se non ho belle parole, ma il mondo era da vivere insieme. Avrei voluto dirti che nel mio mondo eravamo solo noi. E vi ricordo che l'ospite di Primo Cittadino di lunedì prossimo sarà il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzzi. Inoltre, domenica 12 marzo alle ore 21 trasmetteremo la commedia dialettale Don Achille per amor sua della compagnia El Brudet. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato alla sussidiarietà e sviluppo sociale, rapporto sulla sussidiarietà 2022. Questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione invece torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.